Sì, certo, anche tu puoi avere la tua soddisfazione. Gioca a football americano. Vieni a giocare con noi. Vieni nella nostra squadra e vedrai che le soddisfazioni non mancheranno. Benvenuti alla terza puntata di Acme Angels. Grazie a Rossini TV, canale 633, a Pesaro si parla di football americano, ma non solo. Oggi vogliamo parlare del flag football. A Pesaro c'è una squadra di flag football, in Italia c'è una nazionale che partecipa ai campionati europei e mondiali, ci sono campionati italiani e sono a casa dello sponsor, Banca Generali. Seguitemi. Siamo con Hermes Biagiotti, Area Manager di Banca Generali Private, per il quarto anno a fianco degli Angels, che hanno una lunga storia. Quindi cominciamo intanto a dire chi è Banca Generali in Italia. Allora, grazie e eh, buonasera. Banca Generali è una banca private, una realtà tra le più importanti a livello nazionale. E ci occupiamo di pianificazione finanziaria, in modo particolare di tutela del patrimonio, Intendo tutela della, della parte finanziaria, tutela della parte immobiliare del nostro cliente e tutela anche della parte aziendale ove presente. Diciamo che è, la no, il nostro lavoro è accompagnare i clienti costruendo insieme a loro i progetti, dei progetti di vita e aiutarli a realizzarli. Su Pesaro invece come vi posizionate? E Su quali Pesaro sono? siamo in questa nuova agenzia dove ci troviamo adesso che abbiamo inaugurato a ottobre dell'anno scorso. Su Pesaro abbiamo 11 consulenti finanziari con 320 milioni di masse. Questa è la nostra presenza sul territorio. Diciamo che poi come Banca Generali siamo molto attenti a tutte quelle che sono le declinazioni a livello locale, stare vicini a quelli che sono i nostri clienti a livello locale dal punto di vista dello sport della cultura e anche dell'ambiente. Dell per quello che riguarda lo sport, oltre al supporto agli engels abbiamo fatto anche qui a Pesaro qualche anno fa un'iniziativa importante che è un'iniziativa dove portiamo sulle piazze, eh, un campione per amico si chiama, portiamo in tutte le piazze d'Italia quattro leggende dello sport che sono Adriano, Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, eh, e Graziani e Jurichechi. Cosa facciamo? Li portiamo nelle piazze, 500 bambini hanno avuto modo di giocare con loro, di parlare di sport con loro e quindi di approfondire quelli che sono i valori veri dello sport che deve nascere dai giovani. Per quello che riguarda gli aspetti di cultura, siamo se sempre vicino a mh, noi lavoriamo con il FAI, con Fondaco per il restauro delle opere d'arte. A Pesaro abbiamo sponsorizzato lo scorso anno Rossini Opera Festival. Quindi diciamo che cerchiamo di essere sempre vicini alle realtà dei nostri clienti a livello territoriale iniziative bellissime, di spessore, e però non si dimenticano anche le realtà cosiddette minori, che poi minori non sono perché il football americano. Insomma, da 40 anni vive a Pesaro con una pausa. Però adesso la ripartenza è già data 15 anni. Per cui ci sono delle generazioni intere che hanno giocato a football americano e che, però, hanno bisogno di un sostegno. Ecco perché avete scelto questa disciplina. Ma uno, per quello che diceva: è che il football americano a Pesaro è una realtà consolidata, fa parte del territorio, è stata una realtà fortissima da 40 anni a questa parte. Quindi era importante per noi essere vicino a questa realtà. Due, anche perché il football americano secondo me rappresenta molto bene i valori dello sport, i valori dello sport di squadra, dell'importanza di vivere la squadra e anche i valori della lealtà sportiva che sono presenti in tutti gli sport, ma credo in modo particolare in questo sport. Terzo e non, non minore motivo. È l'entusiasmo di Frank Fabri il presidente che è un entusiasmo veramente trascinante e ci ha coinvolto da tempo e ci trascina in tutte le iniziative, diciamo. Avete mai visto qualche partita? Sì, sì, assolutamente sì, certamente. Per il presidente di una società eh, il reperimento delle risorse rappresenta l'impegno più gravoso. E quindi cosa vuol dire per Frank Fabri avere vicino delle persone come Hermes Biagiotti? Beh, sicuramente è gravoso, ma nel momento in cui le incontri è subito amore e gli ho rotto le scatole tantissimo a Hermes da un sacco di tempo perché cercavo proprio in banca generale un qualcosa che poteva essere coeso e un'unione con gli altri sponsor Hermes è stato subito un uomo di, di spessore ha capito e pian pianino è riuscito a darmi poco, poco, tantissimo tantissimo perché ho trovato in Hermes l'amico non tanto lo sponsor ma la persona in cui posso confidarmi, posso prendere un caffè, posso chiamarlo e quindi ho cercato di, come magari spero di fare anche con altri, di mettere la mia passione in unione con una persona di spessore. Grazie a Banca Generali. Grazie a te. con il running back numero 27 politino sebastiano una prestazione fuori dal normale nel senso che vieni da tre mesi di football americano forse anche di meno due mesi forse anche di meno ed hai portato palla correndo come una gazzella per cominciare a capire cos'è il football americano sensazioni sì. di quello che è successo è stato pazzesco cioè la prima esperienza in campo è Completamente cioè indescrivibile. Poi con una vittoria è stato, è stato bellissimo. Fino all'ultimo: tante, tante palle, tante, tante yard conquistate. Sì. è piaciuto? Sì, da, tantissimo. Lo, non vedo l'ora di rifarlo alla prossima partita. Grazie, Sebastiano. Prego, grazie a voi. Gallo Gallo Matteo, un linebacker centrale che mi ha impressionato tantissimo in questa partita, ma visto, visto anche l'esordio contro i Dax, grandissimo giocatore. Si è riuscito a penetrare e a placcare tante tante situazioni di corsa proprio all'inizio. Ti è piaciuta la partita? È stata un'esperienza unica, anche perché comunque noi in difesa, se ognuno di noi fa il proprio lavoro, penso che ogni cosa vada liscia. Sì, diciamo che comunque sono molto contento perché finalmente sono tornato al mio ruolo originale da quando ho iniziato football, quindi sono felicissimo di questa vittoria e spero tante altre di queste vittorie. Quindi da un esordio in giovanile con gli Angels Pesaro a un passaggio con i Dolphins di Ancona, un sì. ritorno a casa con gli Angels e ti senti un veterano del football pesarese? Io mi sento uno della famiglia che penso superi l'essere veterano. Filippo Piermaria, Filo, il veterano dei veterani del football giocato degli Angels Pesaro. Un amico di sempre, tante battaglie. Guardarti in campo mi scappa anche la lacrimuccia. Hai fatto di tutto, sia con il fisico, sia placcando, ma con l'esperienza anche del voler rompere le scatole a tanti giocatori in campo. Filo, come ti senti? Io mi sento benissimo, ne rifarei un'altra di partita, no? A parte gli scherzi, gioco eh, ancora perché vedere certi ragazzi come Sebastiano Punto, prima partita in assoluto, a correre, a dare il cuore, mi viene voglia di continuare a giocare. Oggi abbiamo giocato una partita così, con molti rookie all'esordio, oppure comunque seconda partita con pochi mesi di football alle spalle. È andato veramente tutto. E sta cosa a me, con la pelle d'oca anche adesso, mi fa capito un, un, una voglia di continuare, di dare anche il massimo per comunque anche insegnare a questi ragazzi eh, qualcosina che ho imparato in questi 25 anni di football che ho giocato. Insegnare ai ragazzi hai detto bene, è superato da 40 da pochi, da pochi giorni e quindi a parte gli scherzi hai voglia di insegnare, ma la differenza in campo l'ho vista, perché quest'anno eh, come sempre ti vogliono giocare in linea, linebacker, ti ho visto giocare fullback per aprire un buco, per far segnare troisi. Sì, eh, purtroppo l'esperienza porta anche, purtroppo tra virgolette, perché io sono contento di poter dare il mio massimo in qualsiasi ruolo il coach decide di mettermi. Quindi benvenga che serva in queste situazioni. Sono contento, mi è dispiaciuto un po' appunto per Sebastiano, ripeto, che non è riuscito a segnare, è arrivato a una yard. E non è riuscito ad attraversarla e sarebbe stata la ciliegina sulla torta per lui come ragazzo. Però vedere anche una difesa che era sempre sul placcaggio, io nasco linebacker, eh, poi passato fullback, ma vedere i miei ragazzi di difesa essere ad ogni placcaggio è veramente una sensazione bellissima che mi fa dire, magari il prossimo anno continuo, però il mio fisico mi dice no, fermati e magari insegna quello che hai imparato. A capitano della difesa, da capitano della difesa ti dico, hai visto i tuoi ragazzi, quindi abbiamo giocato, abbiamo vinto una partita grazie anche alla difesa, perché tanti intercetti, tanti placcaggi sulla linea e tante for la fortuna ha voluto anche di prendere dei palloni, strapparli dalle, pal dalle mani degli avversari. Eh. Cioè, ragazzi, stiamo parlando che in un tempo così di pieno sole, il caldo di un maggio che finalmente era dovuto, cosa è successo? Grazie eh. difesa. Grande difesa, e, non, e vorrei dire anche un'altra cosa: abbiamo avuto molti infortuni in difesa. Purtroppo, ragazzi con problemi muscolari e caviglie hanno lasciato la partita e quindi ci siamo trovati in totale emergenza. E, e lì ho visto ancora di più la voglia di questi ragazzi di giocare. E, e, e io ho detto: cavolo, io vedo loro che giocano, devo fare di più e ho provato a fare di più. Grazie, filo. Grazie a voi, ci vediamo alla prossima. Se abbiamo parlato di difesa, se abbiamo parlato di una grande difesa, abbiamo strappato da un difensore all'attacco. Non lo volevo chiamare, perché all'esordio contro i Dax l'avevo chiamato per l'intervista perché era un MVP. Oggi l'MVP dell'MVP, è colui che, stretto al cuoio, è riuscito a portare il touchdown della vittoria. Raccontaci la tua esperienza di questa partita, un overtime che te lo ricorderai, e la voglia di macinare e di infilarti nel touchdown. È stata una partita magica, è stato sudore, dolore, botte e veramente tanta passione. Passione da parte di tutti, passione da parte mia perché queste partite mi fanno amare ancora di più quello che faccio. Passare da linebacker, giocare running back, tornare in difesa, ma come... Come free safety, eh, rigiocare running back, e portare la vittoria alla, per la mia squadra è una sensazione che, che non si può spiegare. Un overtime fuori dal normale, Lorenzo Troisi, fantastico. Lollo, l'ha giocato come sempre da protagonista. Strappato, come ho detto prima, dalla difesa, ha dato la possibilità all'attacco di macinare yard su yard e ho visto proprio in telecronaca ho detto il toro, un toro che abbassa la, terra, la testa e incomincia a macinare. Nessuno ti ha buttato giù. ti fermavano i fischi degli arbitri. Quindi Lollo, complimenti perché sicuramente giochi da veterano che sei e quindi continua così e devo dire un grazie a chi di dovere, fallo pure. Complimenti, complimenti, va bene, ok, grazie, me li, me li prendo, ma complimenti a, alla squadra e in particolar modo ai coach che hanno gestito questa partita in una maniera esemplare, ma soprattutto questa squadra la gestiscono ogni allenamento in una maniera davvero esemplare. Grazie anche a Frank che ci permette di venire ogni giorno, ogni volta a queste partite preparati, pronti, perché eh, non è poca cosa, davvero. Siamo con Giorgio Gerbaldi, l'head coach che tutti vorrebbero ma nessuno piglia e quindi ce lo teniamo noi degli Angios Spesaro perché è il migliore che in questo momento può fare qualcosa, lo sto, lo sto portando in giro, non è vero perché sicuramente durante gli allenamenti lo seguo, so qual è la sua filosofia prima ero in live con Scoppetta e portavamo in giro la strategia di Giorgio e ci ha visto lungo ancora una volta quindi grazie al suo coach staff è riuscito a portare un'altra vittoria nel, nel tabellino dei Ranocchi Angels Giorgio un overtime sotto questo sole spettacolare, una bella partita a te l'ultima parola è una bella partita sicuramente molto molto combattuta non ci aspettavamo un punteggio chiaramente molto aperto. Quindi, il nostro merito è stato, nonostante l'emergenza dell'infortunio dell di Frazzetto la partita scorsa e di tanti altri infortuni che sono occorsi durante questa partita, dicevo la nostra bravura è stata quella di riuscire a tenere la squadra coesa, a cambiare le persone inserendo molti rookie che hanno fatto davvero benissimo. Grazie dei complimenti al coach staff in questa partita, non a me solamente chiaramente, ma a tutto il coach staff. È stato davvero eh, importantissimo il lavoro che ha fatto sia in sideline durante il game, sia si sono visti frutti di tanto lavoro durante gli allenamenti. Abbiamo avuto la squadra pronta anche mentalmente in un momento molto difficile. Un pizzico di fortuna sì, perché quando si vincono partite tirate ci vuole anche quello. Però la fortuna bisogna tirarsela dalla propria parte creando opportunità ed occasioni. Non ultimo, una nota di merito davvero ai nostri special teams che hanno bloccato diversi calci: è stata quella la chiave della vittoria. Quello che agli spettatori può sembrare frutto di un caso o di un errore da parte dello special team che calcia, in realtà è stato veramente frutto di un lavoro specifico fatto nel tentativo di andare a calciare. Lo facciamo anche in allenamento: di andare a bloccare i calci avversari. Quindi devo dire che ha funzionato molto bene. Quindi parli di special team, cosa molto importante, durante gli allenamenti li proviamo tantissimo. Potevamo perderla, l'abbiamo vinta grazie di special team e quindi per il football americano l'offense il defense e il special team sono tre ruoli importanti. Sicuramente purtroppo allenandosi poco in Italia è una parte di gioco che spesso viene trascurata. Questo è molto lontano dalla mia filosofia, appunto a dedicare agli special teams lo stesso tempo che dedichiamo all'attacco e alla difesa. Contro Roma, la prima partita, gli special teams non avevano giocato bene. Ci abbiamo lavorato molto in queste due settimane. Si sono visti frutti. È andata bene così. Grazie mille. Conclusione della puntata: ecco a Perugia gli Angels vittoriosi. Un 21 a 15 importantissimo. Una partita spettacolare. Un overtime. I ragazzi stremati ma felici tornano da Perugia vittoriosi e adesso la giusta festa possa iniziare. Un pezzo di pizza, torniamo a casa. Grazie a Rossini TV, canale 633, per questo spettacolo. Siamo qui in presenza di due giocatori dei Ranocchi Flag Football. Alla mia destra Geraldo Frazzetto, alla mia sinistra Jacopo Bertini. Ragazzi, siete stati selezionati in questi due anni di preparazione per i mondiali di Flag Football, che ci saranno a dicembre del 2021 in Israele. Siete stati selezionati per una vostra chance. Mi racconti il tuo esordio? Allora, eh, il mio esordio è stato abbastanza eh, emozionante perché per la prima volta mi trovavo in campo con persone di un eh, con una, un, un livello altissimo di, in questo sport di live flag in questo caso. Quindi eh, la competizione si sente tantissimo e c'è solo da imparare mh, tutto sul campo. Oltre al fatto che è bellissimo potersi allenare con eh, allenatori di tale calibro. Eh, quindi direi che il mio esordio mi è piaciuto molto, non vedo l'ora di fare anche il prossimo. Jacopo, sei stato selezionato perché venivi da un campionato 2019 MVP. MVP, quindi talentuoso, tanta voglia di crescere in questa disciplina. Anche per te, raccontaci il tuo esordio. Allora, sicuramente è stato un esordio molto adrenalinico perché, come ha detto Gerardo, il livello è altissimo, c'è tanta competizione e far parte di un gruppo con un tasso così elevato di tecnica e atleticità dà soddisfazione esserci. Ovviamente, c'è tanto lavoro da fare sempre, non si smette mai di imparare, non si smette mai di allenarsi, e tocca per forza inseguire un sogno allenandosi il più possibile. Hai detto bene, hai detto bene allenarsi. Allenarsi vogliamo raccontare i vostri allenamenti, quando li fate? Noi ci alleniamo come Flag Angels in, quasi in parallelo con la TECOL, quindi il martedì e il venerdì dalle 20.30 al Campo del Muraglia a Pesaro. E ci alleniamo seguendo una, diciamo, una disciplina rigida di allenamenti, quindi prima partiamo con il riscaldamento in squadra. Poi andiamo in individual, ovvero ogni reparto si allena di tecnica per i fatti suoi. E poi piano piano iniziamo a unire tutto il gruppo per arrivare alla parte della partita dove facciamo allenamento di partita. Appunto. Sei sempre abituato, hai sempre giocato a football americano, e negli ultimi anni ti sei introdotto in questa disciplina del flag football. Vuoi spiegare ai telespettatori la diversità in quanti si gioca, il campo, allora. Partiamo dal take-all, cioè eh, il football con eh, l'armatura, la, il casco. Allora, eh, si gioca a 11, noi adesso stiamo facendo un campionato a 9, perché, per vari motivi. Comunque, il flag football è molto più dinamico rispetto al take-all. Bisogna essere molto, molto atletici, comunque è molto più veloce perché eh, non hai il peso dell'attrezzatura. E si gioca 5 contro 5, non hai più tre squadre come nel Tecol: quindi attacco, difesa e special team, ma qui c'è solo un attacco e una difesa 5 contro 5. Ottimo. E volevo capire, quest'anno come siamo arrivati noi dei Rocky Angels? Allora, purtroppo quest'anno sembrava partito benissimo, abbiamo purtroppo perso la finale alle finali nazionali di Roma, classificandoci appunto secondi. È un grosso rammarico perché avevamo tutto il potenziale per arrivare primi, vincere il campionato, ma comunque sia siamo di diritto risaliti in prima divisione, ovvero nel campionato che conta della, della flag football. Bertin dice purtroppo, io direi anche complimenti perché arrivare in finale è tanta roba. Sì. In questo momento poi di Covid siamo stati veramente fortunati a giocare. Sì, siamo stati fortunatissimi, infatti io ringrazio il nostro Presidente. E soprattutto ringrazio tutti i nostri sponsor che ci danno la possibilità di giocare, abbiamo la possibilità di fare i tamponi tutte le settimane. E fortuna, fortuna, fortuna a voi, io sono contentissimo e vi ringrazierò per sempre per questa opportunità. Quindi anche dopo il football il flag è dei Ranocchi Angels. Siamo arrivati alla conclusione della terza puntata di A Come Angels. In questa puntata abbiamo parlato di tante, tante, tante realtà sportive, tipo il flag football e il football americano, ma di tanto, tanta passione per uno sponsor come Banca Generali, come Hermes Biagiotti, che rende unici e forti gli Angels Pesaro.